Signori e signori, pubblico di Tango Magazine, sono qua all'Associazione Culturale Il Melograno, dove si sta svolgendo appunto la milonga serale del Melograno, in quel di Castellanza. E voglio fare proprio un'improvvisata a Gianni Ripoli, che è il padrone di casa di questa milonga, che non sa nulla, non sa della presenza di Tango Magazine, anche perché io non mi voglio assolutamente perdere l'esibizione di quegli strabilianti maestri e ballerini di tango argentino che sono Neri Pilio e Janina Quinones, per cui io entro dentro, quatta quatta, in silenzio, senza farmi vedere, e voglio proprio vedere che faccia farà Gianni. Tango Magazine questa sera è insieme a Gianni Ripoli, il padrone di casa del Melograno, una realtà oramai consolidata ed affermata da parecchi anni nel panorama delle milonghe italiane. Gianni, innanzitutto, come sei arrivato al tango? Cioè, se il tango ti ha scoperto, l'hai scoperto tu? Ma in realtà il tango mi ha scoperto, e a dire la verità mi ha scoperto più Maria Gemma, la mia amica, che ha proposto per la prima volta circa 15 anni fa il primo corso. Però è una cosa che secondo me viene un po' più da lontano. Io avevo uno zio in Argentina, mio papà doveva andare in Argentina, sembra una storia un po' così, che lascia il tempo che trova. Ma in realtà già da piccolino continuavo a sentire Argentina, Argentina, Argentina. Quando Maria Gemma mi ha proposto il primo corso di tango argentino, e lì ho capito che probabilmente dovevamo cominciare. Quindi tu sei un grande stimatore del tango e della cultura argentina, ma mi pare che tu non lo balli. No. Ecco, a fronte del fatto che tu non balli il tango, come riesci a esprimere questa tua enorme passione per il tango, per la cultura, come, cioè, se la sublimi da qualche parte? Ma ti dico la... scusa se ti interrompo, il fatto già che tu comunque sei il padrone di casa del Melograno, hai creato una milonga affermatissima, già questa è una bella sublimazione, ma non ti voglio dare suggerimenti. No, in realtà come sai noi siamo un'associazione culturale. Quello che mi interessa e che mi ha poi affascinato in primo luogo è la musica, e questo anche perché secondo me il tango parte dalla musica, naturalmente. Poi verranno i passi, poi verrà tutto il resto. E oltretutto, approcciando il discorso della musica, ecco che poi se vai a analizzare, vai a capire, vedi bene che tutti i più grossi musicisti erano di origine italiana. C'è sempre questo legame forte con la cultura e l'identità, che poi è la nostra identità. Perché il tango personifica sia la diversità culturale, sia il dialogo. Che voglio dire? Non dico che è nel nostro statuto, ma in realtà è quello che tendiamo ormai dal... L'associazione è stata fondata nel 78, io sono presidente da 20 anni, e abbiamo cercato sempre di creare un luogo dove non ci siano differenze sociali, dove la gente abbia un punto di riferimento, un luogo dove esprimere le proprie passioni, le proprie creazioni, ma in realtà io mi rendo conto di aver creato non una milonga, ma un abbraccificio. La gente viene e si abbraccia. Bellissimo. Io sono contento che la gente, ballando tango, comunque si sta abbracciando. Chi come me fa questo lavoro, lavora con gente che si abbraccia. Quindi dare la possibilità alla gente di essere felice, per me non ci sono passi che tengano per il momento. Poi quando arriveranno i passi va bene anche quello. Secondo te il tango in Italia gode di buona salute o ha qualche acciacco? Dove è arrivato e dove andrà? Ma insomma, rispetto agli inizi, direi che abbiamo fatto passi avanti. Stiamo, secondo me, non in un gran periodo, onestamente, perché vedo che alla fine la moda, probabilmente, o tra parentesi la moda, sta un po' rovinando la proposta. Sono sempre di più i maestri improvvisati, musica da improvvisati, location improvvisati.
e purtroppo soprattutto organizzatori improvvisati. Questo sta creando un po', come posso dire, un po' il danno al futuro del tango. Sta abbassando il livello? Ma io non parlerei tanto di livello poi qualitativo di ballo, perché poi alla fine è quello che tutto sommato sia importante, ma non sta creando i presupposti per un passaparola positivo. Allora, se tu balli tango e hai dei benefici, sei contenta, fai una bella serata, sicuramente lo proporrai a qualche tuo amico, a qualche tua amica, no? Cioè, penserai di poter fare qualcosa di bello per una tua amica, ma naturalmente ci devono essere le condizioni. Cioè, se tu porti una tua amica in una macelleria, in una pizzeria, in uno scantinato, non credo che la tua amica abbia voglia di cominciare ad approcciare il tango e quindi capire poi che cos'è il tango e quale beneficio può dare alla sua vita. Perché qui parliamo di benefici alla vita di ciascuno di noi, cioè di rendere qualcosa di bello e di trarne delle soddisfazioni. Quindi ci devono essere i presupposti minimi, insomma, no? Quindi i maestri devono essere bravi maestri, poi voi so che intervisterete Neri Giannina, e in questo nostro progetto che abbiamo chiamato Progetto Tango, l'idea di avere due maestri argentini bravi tecnicamente, super bravi, ma l'idea di trasmettere parte del loro essere, della loro cultura. Loro sono nati in Argentina, naturalmente, hanno cominciato da bambini ad andare in milonga, e quello che a me interessa è che i nostri allievi capiscano da dove arriva il tango. A fronte di quello che mi hai detto poc'anzi, secondo te ci possono essere delle migliorie? Bisogna togliere, levare, aggiungere delle cose per ricollocare il tango in quello che è il suo giusto posto? Ma io ti dico, ognuno cerca di fare il meglio, poi non so qual è il posto migliore piuttosto che il peggiore. Io penso che ognuno in coscienza deve rendersi conto che quello che sta facendo lo sta facendo per sé, naturalmente per camparci, ma secondo me dobbiamo smetterla di pensare che il tango è un secondo lavoro. Cioè, uno deve fare una cosa con passione, rischiando anche i propri denari, in modo tale che capisce che quello che fa deve farlo al meglio. Se continuiamo a fare, organizzare milonghe, corsi, maestri improvvisati, che tanto alla fine qualcosa portano a casa, non diamo un buon servizio alla gente, non la rendiamo felice e soprattutto non creiamo, ripeto, i presupposti perché altri approcciano il tango. Secondo te, Gianni, quali sono gli elementi che fanno di un evento un grande evento, tipo, che ne so, artisti di fama internazionale, location prestigiose, oppure un livello alto di tangheros? Ma ti dico la verità, io credo che alla fine è un po' tutto questo, ma secondo me è l'energia che c'è in quel momento nella sala e quindi nell'evento. Sì. Scusami se ti interrompo, Gianni, comunque la Milonga Perfetta che tu hai, sì, insieme all'associazione quelli che amano il tango, avete organizzato un bellissimo evento, c'era una location prestigiosa, c'erano artisti a livello internazionale, c'era anche un buon livello di ballo, comunque tutti questi elementi c'erano, quindi contano. L'idea della Milonga Perfetta, per quanto presuntuoso possa essere, o alcuni forse l'hanno visto in questo modo presuntuoso, era quella di raccogliere tutti questi elementi, vale a dire una location prestigiosa, dei bravi ballerini, dei bravi musicatori. Ma perché? Perché alla fine pensi con questi elementi di poter dare una qualità al tuo lavoro. Ma poi alla fine la verità è questa, quello che rende un evento speciale è l'insieme di queste cose, ma è la passione che ci mette nel realizzarlo. Perché i primi, almeno, io sono soddisfatto di aver fatto un buon lavoro, certo, dobbiamo mantenere una struttura, ma lo vedi negli occhi della gente, vedi se l'evento che hai fatto ha avuto un riscontro o no, insomma, questo.
Ascoltami Gianni, era una domanda questa che avrei dovuto farti all'inizio, però la curiosità è talmente forte che te la faccio adesso. Ma il melograno è un frutto che ti piace tanto? Il melograno, insomma, piace più ai miei figli, a dire la verità. Però è un frutto che porta anche bene, in realtà in tutti questi anni alla fine ci ha portato bene. Speriamo continui. Ma da dove ti è partita l'idea di... L'idea è del, a dire la verità non è poi neanche mia. Perché come ti dico, il melograno è stato fondato nel 1978 da un mio amico. Ai tempi si usava molto questo nome. Se tu vai su Google vedrai che c'è un miliardo di melograno. Poi naturalmente l'associazione è rimasta e quindi è rimasto anche il nome. Un messaggio da lanciare ai tutti i tangheros, a quelli che amano il tango? Il messaggio è: fate le cose, o cerchiamo tutti di fare le cose con professionalità, pensando che stiamo facendo qualcosa non solo per noi stessi, ma stiamo creando i presupposti perché qualcosa cambi. Stiamo cercando di dare momenti di felicità a gente che magari approccia il tango anche per in situazioni, e poi parlando anche con la gente lo vedi, in situazioni dolorose, cerca uno svago, cerca comunque una socialità, cerca persone con le quali stare e passare una serata. Quindi il nostro compito, non dico che siamo insomma dei missionari. Siete dei terapeuti. Però anche, perché alla fine il tango è anche terapia, anche per me soprattutto, perché alla fine una serata di tango mi fa bene, a parte le varie, insomma, le problematiche della serata, ma l'obiettivo è quello di star bene e far star bene altre gente. Saluto Tango Magazine, saluto Raffaella, saluto Lorenzo, vi ringrazio tanto, siete bravissimi e vi auguro tanta felicità e tanto tango.